Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà un altro episodio di Speak Italian with Me. Per chi non conoscesse questa tipologia di video, si tratta di una simulazione di conversazione. Abbiamo già trattato differenti argomenti nei video precedenti. Questo video funziona in questo modo. Io dirò la mia parte e voi leggerete ad alta voce la vostra parte. Il mio consiglio di sempre è quello di leggere ad alta voce perché è il modo migliore per praticare la pronuncia e memorizzare i vocaboli. Solitamente cerco di simulare delle conversazioni abbastanza comuni, situazioni che possiamo avere magari durante un viaggio o chiacchierando con un'amica o con un amico. Nel video di oggi la simulazione di conversazione sarà all'aeroporto. Non solo faremo il check-in all'aeroporto, ma passeremo attraverso i controlli e arriveremo poi al gate per l'imbarco. In ciascuna di queste situazioni possiamo avere differenti conversazioni. La prima volta con la persona addetta ai check-in, la seconda volta con la persona addetta ai controlli e infine con la persona addetta agli imbarchi. Ovviamente sono brevi conversazioni, come vedrete le frasi, le risposte non saranno molto lunghe. Decidete voi dove volete viaggiare e noi ci vediamo tra poco in aeroporto. Se siete pronti per iniziare, cominciamo. Buongiorno, come posso aiutarla? Ha già fatto il check-in online? Va bene, posso avere il suo passaporto, per favore? Grazie. Sta viaggiando con dei bagagli in stiva? Perfetto, la metta sul nastro, per favore. La sua valigia rientra nei limiti di peso. Ha qualche preferenza per il posto a sedere? Perfetto, allora le assegno il posto finestrino. L'imbarco inizierà 45 minuti prima dell'orario di partenza. Ha qualche altro dubbio o qualche altra domanda? Deve andare dritto e poi a sinistra dove vedrà le porte per i controlli. Dopo aver passato i controlli, la zona di imbarco sarà alla sua destra. Si assicuri di avere il passaporto e la carta d'imbarco a portata di mano perché probabilmente glieli chiederanno prima di entrare nella zona dei gate. Sì, le dimensioni e il peso del bagaglio a mano devono rispettare le nostre politiche. Le ricordo che ci sono delle restrizioni per i liquidi. Il massimo consentito per ogni contenitore è di 100 millilitri. Ad ogni modo, le lascio qui un opuscolo di modo tale che possa verificare tutte le informazioni necessarie. Il suo volo partirà dal gate B27. Ad ogni modo, le consiglio di controllare sempre sugli schermi nel caso in cui ci fossero delle modifiche o degli aggiornamenti. È stato un piacere. Se ha altre domande o altre necessità, non esiti a chiedere. Le auguro un buon viaggio. Buongiorno, può mostrare carta d'imbarco e passaporto, per favore?
Grazie mille. Metta tutti gli oggetti metallici, il cellulare e i liquidi nel vassoio, per favore. Ha un computer portatile o un tablet nel bagaglio a mano? Perfetto, deve toglierlo dal bagaglio e metterlo nel vassoio separato. Dopo questo può passare attraverso il metal detector. È tutto a posto, può riprendere i suoi oggetti e le auguro un buon viaggio. Buongiorno, carta d'imbarco e documento per favore. Grazie, sta viaggiando solo con un bagaglio a mano? Perfetto, stiamo imbarcando i passeggeri della zona 1, lei è nella zona 2. La preghiamo di aspettare finché non chiameremo la sua zona. Zona 2, prego presentarsi all'imbarco. Buongiorno di nuovo, può passare e buon viaggio. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Come vi è sembrata questa conversazione? Se avete fatto l'ultimo video di Speak Italian with Me, avrete notato una differenza nelle risposte. Nell'ultimo Speak Italian with Me abbiamo simulato un colloquio di lavoro. In quel caso, le vostre risposte erano piuttosto lunghe. In questo tipo di conversazione, invece, le vostre risposte erano più brevi delle mie. Nonostante volessi farvi praticare la pronuncia con delle frasi più lunghe, ho pensato che potesse essere più utile fare una simulazione dove voi siete il viaggiatore in questione piuttosto che la persona addetta al check-in. A meno che non lavoriamo in un aeroporto, se viaggiamo solitamente siamo appunto i viaggiatori, quindi le frasi dei viaggiatori sono quelle un po' più utili da praticare. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, spero tanto che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!